Guarda, io Oh! quest'ora di Vinitaly è l'ora della passeggiata Sì! e quest'anno mi tratto bene, quest'anno passeggiata nei Chianti, voglio Dai, in star Chianti, a bene, Verona! sì, si può, Ah, c'è no, un ma aspetta! angolo, Ah, eccoci! Siamo al consorzio! di Chianti, a Verona il consorzio, questo bello stand ancora rinnovato, sempre più aperto e quindi viene voglia di passeggiare. Però Ascolta, dai, ma cerchiamo di capire veramente una volta per tutte, ma questo Chianti, ma te ci hai capito qualcosa? guarda, io faccio Sì, sempre te così, sì. io ci ho capito, però lo voglio che lo spieghino, perché io te lo spiegherei al messo di parole troppo complicate, invece meglio che chi ci vive e fa vino, perché per esempio io Assolutamente. passo E siamo qui, guarda, Villa della Antonio, Filicaia. Ecco, Villa della Chianti, Filicaia. in una parola. Cos'è il Chianti? E cos'è il Chianti per me? Sì. Diciamo così, io almeno nei miei vini tento di diciamo coniugare quella che è la lunghissima tradizione dei vini Chianti con la moderna aspettativa del consumatore, che poi alla fine è lui quello che comanda. Quindi alla fine, quindi Non da idea di poco, modernità e però tradizione. se non ce la fa il Chianti. Bene, grazie e andiamo avanti. Eccoci, guarda, Tenuta Moriano, ma te, allora voglio dire, qui siamo un Chianti al femminile forse? Beh, occhio e croce sì, Beh, sono un po' direi stanco, ma anzi, diciamo veramente grande al questa femminile. passeggiata migliora. Il Chianti, quindi, in una parola. Cos'è il Chianti? Armonico. Vedi, l'hanno anche detto in armonia, in una parola hanno detto tutto. Direi Grazie, questo ci fa molto piacere, anzi. Ma allora, camminando, arriviamo in quel della prima Gigliola. o poi bisognava inciamparci, Bisognava. quindi passiamo anche qui, questa passeggiata, Esatto. vediamo, il Chianti in una parola. Il Chianti è leggerezza. Senti, ragazzi, ma questi Vedi? sono bravi E anche produttori del lui è magro Chianti. come me, quindi Sì, infatti, giustamente anche la lui ci vuole da leggerezza, mangiare. allora la leggerezza ci Bisogna piace. pensarci, no? Sul magro, voglio dire, lui lo è magro. Si tende alla leggerezza. Vabbè, vediamo. Andiamo invece a capire che cosa succede qua, scusami, alla tenuta, ma addirittura la tenuta Isola Verde. Vedi In come Chianti, è. ma Vabbè, è sì, pazzesco. Chianti è verde, no? Già, è Soprattutto. verde. E allora, a questo punto, parlando di Chianti, definire il Chianti? Morbido e avvolgente. Sono due però dai, si integrano, morbido e Morbido, avvolgente, avvolgente, ti tessuto piace di l'idea, ma seta, qui verde, veramente morbido, tenuto. ci stiamo costruendo un po' l'idea del Chianti. E allora, fondamentalmente, passiamo da questa parte e andiamo qua. Ma a Podere Volpaio vorremmo capire una volta per tutte. No, sta scappando, Sta no, no. scappando? No, qui è No, non scappa, no, noi vogliamo sapere il Chianti, no, perché in diciamo la una verità. parola, stiamo facendo una passeggiata e quindi una parola per ogni angolo di Chianti. Alla fine riusciamo a definirlo tutto. Per esempio, dalle vostre parti, Chianti, cosa vuol dire? Ma diciamo dalle nostre parti, diciamo per noi, Sì. per la nostra azienda, sicuramente tradizione e eccessiva qualità, ovviamente il massimo della qualità che possiamo cercare di realizzare Allora vedi, alla fine abbiamo messo di tutto questa Beh, volta. già questa prima Ed passeggiata è solamente la prima che mi sto facciamo, già io te lo rivedendo. ricordo.